Un caloroso benvenuto a tutti coloro che stanno assistendo a questa presentazione. Io mi chiamo Alvise Andreose e sono un docente del DIUM, il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale. Ricopro anche il ruolo di referente per l'attività di orientamento e per questo oggi vi guiderò insieme alla mia collega Marina Rubinic, che tra poco conoscerete, nella scoperta dell'offerta formativa del DIUM. Ma lascio subito la parola alla professoressa Linda Borean, direttrice del Dipartimento, per una breve introduzione. Buon pomeriggio a tutti, sono Linda Borean, la direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università di Udine e vi do proprio il benvenuto in appunto questo nostro universo universitario di un dipartimento che raccoglie i corsi di studio triennali e magistrali che si occupano appunto di patrimonio culturale nel senso più ampio, con corsi di studio che sono più legati, se volete, alle discipline tradizionali, al greco, al latino, ma anche alla storia dell'arte, e a corsi di studio che invece affrontano con delle sfide anche legate al post-pandemia nuovi orizzonti, come per esempio il corso di laurea triennale in filosofia e trasformazione del digitale, che cercherà, come dire, con i suoi piani di studio di mettere a fuoco cosa vuol dire oggi il mondo digitale, la rivoluzione digitale, come il pensiero lo potrà affrontare. Ma accanto a questa novità, appunto, ci sono dei corsi consolidati. Ricordo che qui è nato proprio a Udine il primo corso di laurea in conservazione dei beni culturali negli anni 80 del XX secolo ormai, e oggi ha cambiato nome, si chiama Beni Culturali, ma che è stato appunto il primo in Italia. E poi ci sono appunto, c'è il corso di turismo culturale che affronta da una prospettiva anche, come dire, maggiormente professionalizzante dei temi e degli argomenti che sono sicuramente al centro non solo appunto del nostro paese, ma di tutto il mondo. È un dipartimento il nostro e parto con qualche slide così vi mostro un po' dove siamo, cosa facciamo e anche il nostro sito, così lo potete guardare, navigare anche da soli. Noi ci troviamo, io sono seduta in questo momento alla scrivania del mio studio qui a Palazzo Caiselli. Ci troviamo nel centro della città di Udine. Vi condivido questo breve PowerPoint, sono 5 slide, 6 promesso, ma solo per mostrarvi appunto un po' dove siamo, chi siamo e se volete poi anche visitare il nostro sito da soli con i vostri tempi e i vostri ritmi. Questo è l'acronimo del nostro dipartimento. I dipartimenti oggi sostituiscono le vecchie facoltà, ecco, quindi come dire, non è solo un cambio di nomenclatura, ma è proprio un cambio di organizzazione dell'università italiana. Noi abbiamo scelto questo, diciamo così, questa frase che ci rappresenta dove il passato incontra il futuro, proprio perché noi studiamo il passato delle lingue, il passato della storia, il passato del patrimonio artistico e archeologico. Logico, ma lo facciamo per andare incontro al futuro, a ciò che ci aspetta, ma soprattutto a quello che aspetterà voi che siete le nuove generazioni. Come vedete, siamo anche Dipartimento di Eccellenza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, un riconoscimento che c'è stato, che abbiamo ricevuto nel 2018, e un riconoscimento legato ai risultati delle nostre attività di ricerca. E sottolineo questo perché, ragazzi, in questo dipartimento tutti i colleghi, tutti i docenti sono impegnati nei loro fronti in ricerche e indagini sia in Italia sia all'estero, che poi, come dire, diventano e si riflettono nella loro attività didattica, negli insegnamenti che vi offrono, ma anche nelle esperienze di tirocinio, di scavo, museali o, come dire, nelle fondazioni che vi possiamo offrire. Ecco, questa è una delle
degli ambienti di Palazzo Caiselli, dove siamo ubicati, e questo è lo studio della direzione. Voi vedete il mio viso con qualche frammento, questo invece è lo studio intero. Naturalmente a Palazzo Caiselli noi teniamo seminari, lezioni, presentazioni di libri, non ci sono soltanto gli studi dei docenti o del personale tecnico amministrativo, ma è un palazzo appunto che vive anche per gli studenti, e da poco abbiamo anche installato una stampa digitale con la riproduzione di un soffitto di Tiepolo che come dire, è stato smantellato da qui nel 1935 e che come dire, è proprio un caso studio di cosa voglia dire preservare, ricucire e studiare un po' il patrimonio culturale, e che potete vedere appunto quando state seduti nel Salone del Tiepolo. Questa è come dire, un prospetto di sintesi dei nostri corsi di laurea triennale, i beni culturali, le lettere, con i loro vari curricula, ma su questo poi i docenti che mi seguiranno e i tutor saranno molto esaustivi, il turismo culturale, il DAMS, cioè l'audiovisivo, lo spettacolo, il cinema, e il corso in via di accreditamento di filosofia e trasformazione digitale. Dove sono le nostre sedi? Ecco, sono quasi tutte a Udine, dove sono concentrati lettere, beni culturali, filosofia, scienze tecniche del turismo culturale, mentre a Gorizia è rimasto, appunto, rimane il corso DAMS. Per cominciare un po' a riconoscere i palazzi, noi siamo distribuiti in queste tre sedi: Palazzo Caiselli, che abbiamo già menzionato, Casa Solari, che ospita il Digital Storytelling Lab, un laboratorio molto innovativo sul piano dell'incrocio tra saperi umanistici e appunto applicazioni digitali, e poi Palazzo Falconieri. Infine, questa è la home page del nostro del sito del nostro appunto dipartimento, che vi invito a navigare, a visitare da soli, perché ci sono tante sezioni, come dire, sicuramente di interesse, e non soltanto, diciamo così, nel suo insieme, ma proprio vi invito a navigare tra le attività di ricerca per vedere che cosa studiamo, cosa facciamo, ma anche che cosa vi proponiamo nella didattica, gli sbocchi professionali, dove potete trovare una serie di brevi video di ex alunni UniUD e dei nostri corsi di laurea che nella loro carriera professionale appunto hanno messo a frutto la loro preparazione universitaria. Qui avete l'indirizzo del sito. Io mi fermo per lasciare spazio appunto alle presentazioni di dettaglio approfondite e conto di vedervi numerosi nei nostri corsi di studio. Buon pomeriggio. Ringrazio la professoressa Borean per il suo intervento introduttivo e vi do il benvenuto anche da parte mia. Mi chiamo Marina Rubinic, sono una docente del DIUM, ma ricopro anche il ruolo di referente della commissione per il tutorato. E saranno proprio i nostri tutor a presentarvi ora i singoli corsi del Dipartimento. Cedo subito la parola ad Alice Verri, che vi parlerà del corso di laurea triennale in beni culturali. Buon pomeriggio a tutti, e a tutti gli studenti e a tutte le studentesse. Io sono Alice e sono una studentessa dell'Università di Udine, e vi presenterò il corso appunto di beni culturali, corso che io stessa ho frequentato durante la triennale. Il corso di beni culturali è un corso di laurea triennale che afferisce al Dipartimento di Studi Umanistici del Patrimonio Culturale, quindi del DIUM, che è uno dei dipartimenti premiato tra l'altro come eccellenza dal Ministero dell'Università tra appunto i 180 dipartimenti selezionati dalle università di tutta l'Italia. Il corso di beni culturali è tendenzialmente pensato per coloro che, diciamo, amano e in qualche modo sono interessati a proseguire la loro carriera all'interno dell'ambito delle arti e del patrimonio culturale, e in particolar modo appunto del patrimonio culturale italiano, che come sappiamo è costituito da un'enorme ricchezza, con appunto un particolare focus sia nella ricerca che nella preservazione e nella promozione
di tutto questo grandissimo patrimonio culturale, anche tramite, diciamo, una prospettiva e, diciamo, una focalizzazione sulle nuove tecnologie. E quindi ti permette in questo modo di capire come trasformare magari una passione in un lavoro che ti permette appunto di essere a stretto contatto con questo aspetto del mondo dei beni culturali. Il corso di beni culturali, in particolar modo, appunto, nasce da un ex corso che è il corso di conservazione dei beni culturali e si tratta del primo corso di questo tipo a essere stato proprio attivato in Italia. Quindi può contare comunque su un'esperienza, sullo studio, sulla gestione e sulla promozione dei beni culturali che è, diciamo, molto buona e con un'esperienza appunto molto molto valida. La sede principale è nel cuore di Udine, si tratta appunto di Palazzo Caiselli, dove si trovano la maggior parte degli studi, dei professori, oltre che dei diversi laboratori. Ma il corso di beni culturali anche, non è solamente stato il primo a essere attivato in Italia, ma sui 31 corsi offerti in Italia di beni culturali si trova anche al primo posto nell'Education Around Ranking del 2021, quindi un corso anche, diciamo, premiato di una certa qualità. Essenzialmente il corso vi preparerà a diventare dei professionisti in beni culturali e quindi potrete, diciamo, lavorare all'interno del mondo dei beni culturali, a stretto contatto con il nostro patrimonio culturale, in diversi tipi di lavori, sia al servizio dello Stato, come ad esempio nei musei, nelle soprintendenze, negli archivi, nei centri di catalogazione, nei parchi archeologici e nelle biblioteche, oppure anche tramite libera professione, quindi se volete diventare ad esempio archeologi potrete lavorare nelle ditte archeologiche o comunque lavorare ad esempio nelle cooperative di didattica museale. Quindi il corso vi preparerà comunque ad affrontare a intraprendere diverse tipologie di carriere, diverse tipologie di esperienza all'interno del mondo del lavoro. Si preparerà in particolar modo appunto per gli scavi archeologici, per la musealizzazione, per l'allestimento, la catalogazione, quindi diciamo in funzione della ricerca e anche della promozione dei beni culturali anche tramite comunicazione multimediale, ma anche per attività quali ad esempio il restauro e la ricostruzione, la riorganizzazione di archivi, l'organizzazione di cataloghi, oppure per l'organizzazione di veri e propri laboratori didattici o di archeologia sperimentale. Si può eventualmente appunto continuare questa carriera all'interno sempre dell'Università di Udine che ti permette di continuare i tuoi studi tramite due corsi di laurea magistrale che sono un po', diciamo, le prosecuzioni naturali appunto del corso di beni culturali che sono archeologia e culture dell'antichità e storia dell'arte. Inoltre l'Università di Udine permette appunto di avere una serie di corsi post laurea che sono appunto le scuole di specializzazione in beni storico-artistici e in beni archeologici, oltre che in diversi corsi di dottorato. In particolar modo il corso di beni culturali si divide in quattro curricula. I curricula sono essenzialmente dei percorsi un po' più specializzati che ti permettono di studiare un particolare aspetto appunto del grande patrimonio culturale italiano e questi curricula sono il curriculum archeologico, il curriculum archivistico-librario, il curriculum storico-artistico e il curriculum di studi italo-francesi, che vi permettono quindi di approfondire un particolare ambito, un particolare aspetto. E adesso vi presenterò appunto brevemente quello che è il piano di studi per i diversi curricula, che ovviamente è diverso. Ci sono comunque degli insegnamenti che sono in comune a tutti i diversi curricula, come ad esempio l'insegnamento di letteratura italiana, di geografia, di digital media, o di legislazione, ma generalmente ogni singolo curriculum avrà, diciamo, un focus, una maggiore concentrazione su particolari argomenti. Ad esempio, il curriculum archeologico si focalizzerà maggiormente su quella che è l'archeologia, a partire dalla preistoria fino al mondo cristiano medievale, quindi che copre un periodo di tempo molto ampio, focalizzandosi proprio sugli aspetti legati all'esperienza archeologica. Oltre al curriculum archeologico abbiamo appunto il curriculum archivistico librario che invece, come dice lo stesso nome, appunto si focalizzerà maggiormente su quello che è appunto il libro, sia inteso come, diciamo, oggetto materiale, quindi ad esempio nel suo studio, come ad esempio la storia del libro, la chimica per i beni culturali, ma si occupa anche invece dell'aspetto di archivistica e di catalogazione tramite una serie appunto di insegnamenti che vi permetteranno appunto di approfondire questo aspetto. Il terzo curriculum
è il curriculum storico-artistico, che invece si occupa maggiormente di storia dell'arte, come appunto dice lo stesso nome, quindi si focalizzerà sulla storia dell'arte sia antica fino all'arte contemporanea moderna, ponendo il maggiore focus attraverso appunto lo studio delle opere artistiche. Il quarto curriculum è forse quello un po' più particolare, che è il curriculum di studi italo-francesi. È un po' particolare perché essenzialmente il primo e il terzo anno verranno fatti a Udine, mentre il secondo anno vi permette appunto di studiare in questa università che è la sede didattica di Clermont-Auvergnat, che si trova proprio in Francia, nella Francia centro-meridionale vicino a Lione, e il secondo anno appunto verrà svolto in lingua francese e questo particolare curriculum vi permette di ottenere appunto un doppio titolo di studio. Quindi di ottenere appunto un riconoscimento sia per quanto riguarda la Francia che per quanto riguarda l'Italia, oltre a permettervi di fare un'esperienza all'estero che comunque è sempre qualcosa diciamo di molto interessante da proporre e da fare. Per accedere a beni culturali è necessario fare un test d'ingresso, però è un test d'ingresso appunto che serve per evidenziare la presenza di lacune dal punto di vista della comprensione del testo o della cultura generale, con una serie appunto di domanda a risposta multipla ed è ad accesso libero, senza vincoli, quindi lo potete fare anche prima di immatricolarvi e se eventualmente l'esito risultasse negativo potete comunque iscrivervi senza nessun problema. Vi verrà chiesto comunque di colmare queste lacune durante l'anno scolastico attraverso appunto lo svolgimento di un ulteriore test che dovrà essere fatto entro i termini stabiliti, di solito si fa entro il primo anno appunto del corso, entro il primo anno di beni culturali. Diciamo che la caratteristica un po' di beni culturali è il fatto che dovrete essere sempre a stretto contatto con alcuni oggetti materiali, che essi siano reperti archeologici, libri oppure opere d'arte. L'Università di Udine vi mette a disposizione la possibilità di svolgere dei tirocini all'interno dei laboratori, di circa undici laboratori appunto presenti dentro il dipartimento, che tra l'altro ti permettono anche di coprire appunto le ore di tirocinio, che sono delle ore di lavoro che dovrete fare durante i vostri anni di corso. Questi laboratori vi permettono essenzialmente di applicare quello che voi avete studiato durante i diversi insegnamenti, durante le diverse lezioni e di capire, diciamo, oltre l'apparato di studio, cosa vuol dire lavorare all'interno del mondo dei beni culturali, quindi essenzialmente cosa bisogna fare, ad esempio, prima e dopo uno scavo archeologico, come si compiono i restauri, come si studiano e come si compilano, ad esempio, le schede di scavo, le schede di opere artistiche e cose di questo genere. Come potete vedere, la maggior parte sono laboratori di ricerca archeologica, perché appunto si collegano a doppio filo con quello che è lo scavo archeologico che verrà, che appunto di cui dopo vi parlerò, e che quindi l'Università di Udine vi permette in questo modo di, diciamo, avere un filo completo di quello che è la ricerca sul campo, ma ci sono comunque anche diversi laboratori che fanno riferimento al mondo dello storico librario, come ad esempio il laboratorio del libro di epigrafia greca e latina, e anche i laboratori come ad esempio il LIDA, il laboratorio di restauri, che invece fanno riferimento al mondo storico-artistico. Oltre ai laboratori, l'Università di Udine vi permette anche di poter partecipare appunto a particolari missioni archeologiche sia in Italia che all'estero. Come potete vedere l'elenco è abbastanza lungo, ci sono diversi progetti archeologici che sono attivi al momento, che sono presenti sia in Italia, come ad esempio in particolar modo i progetti di Aquileia, ad esempio il progetto appunto delle grandi terme tardoantiche e il progetto di Aquileia e il suo territorio del Neolitico all'età del ferro, che sono un po' gli scavi scuola, quindi quelli in cui sarete seguiti e quelli in cui potrete verificare per la prima volta diverse tecniche archeologiche sul campo. E in Friuli c'è inoltre un altro progetto, sempre diciamo con una forte componente didattica, che è l'Anaxum Project, che è il progetto invece di archeologia subacquea presso il fiume Stella. Altri progetti in Italia sono ad esempio il Caucana Project, che invece ha luogo in Sicilia, sempre un progetto di archeologia subacquea e di archeologia costiera, e poi ci sono svariati anche altri progetti al di fuori
del mondo italiano, come ad esempio l'archeologia in Acaia, che si trova quindi in Grecia con lo scavo di una necropoli micenea, e diversi progetti nel vicino Oriente, in particolar modo abbiamo dei progetti in Libano e alcuni progetti invece nel Kurdistan iracheno, quindi nella regione settentrionale dell'Iraq, che riguardano sempre l'età del bronzo, l'età del bronzo nel vicino Oriente, quindi che vi permettono anche di approfondire, diciamo, particolari ambiti all'interno dell'archeologia. E ci sono ovviamente attivi tanti altri progetti che poi magari possono essere attivati durante i vostri anni di corso. Se eventualmente avete altre domande, avete altre curiosità e avete intenzione di approfondire appunto ulteriormente questo corso, potete sempre contattarci tramite Facebook, tramite appunto il gruppo gestito da noi tutor, che è il gruppo Tutor Udium, o tramite la nostra pagina Instagram, che è Dium Uniud, o tramite appunto la mail che vedete riportata in calce, e noi cercheremo ovviamente di rispondervi e magari di fare anche dei colloqui per darvi tutte le informazioni, insomma, di cui avete necessità. E io vi ringrazio molto per l'attenzione, sperando appunto di vedervi presto presso l'Università di Udine. Grazie ad Alice. Lascio subito la parola ad Anita, che vi parlerà del corso di laurea in discipline dell'audiovisivo, dei media e dello spettacolo, il DAMS. Io sono Anita Brazzolotto, sono la tutor una della tutor dei dipartimenti di studi umanistici e mi occupo appunto del DAMS, che sta per discipline dell'audiovisivo, dei media e dello spettacolo. Il corso di laurea DAMS è un corso di laurea triennale che ha come sede il Polo di Santa Chiara a Gorizia ed è un interateneo dell'Università degli Studi di Udine. Il corso di laurea DAMS è uno tra i migliori corsi di laurea triennale DAMS in Italia, insieme a quello di Bologna, a quello di Roma e a quello di Torino. Perché studiare al DAMS? Se sei interessato al mondo delle arti, dello spettacolo, del cinema e dei nuovi media, se vuoi un percorso completo per quanto riguarda la parte sia teorica che pratica, e se vuoi ampliare le tue competenze tecniche e culturali, e soprattutto se vuoi diventare un professionista attivo nel mondo della culturale, dei media e dello spettacolo, il DAMS è la scelta giusta, perché i laureati del DAMS possono lavorare nell'industria culturale, nelle case di produzione cinematografiche, nei web e nei social media, nelle diverse produzioni teatrali, all'interno dei festival, dei musei, all'interno di ambiti culturali e delle arti visive. Il DAMS, all'interno del corso di laurea DAMS si acquisiscono conoscenze culturali, un pensiero critico, delle competenze tecniche del settore nella produzione e nella post-produzione. Infatti il DAMS dell'Università degli Studi di Udine ha anche diversi laboratori, come quello di restauro, con sede appunto a Gorizia, all'interno della Camera Ottica. Da quest'anno ha anche un laboratorio di digital storytelling con sede a Udine, in cui ci si concentra più sullo storytelling multimediale e nella produzione audiovisiva e dei nuovi media. Il corso di laurea DAMS appunto è al primo posto della classifica delle arti triennali in arti performative, insieme anche all'Università di Bologna, di Pisa, di Firenze e di Torino. Cosa studierai? Il corso di laurea DAMS è suddiviso in discipline dello spettacolo, in cinema, fotografia e televisione, musicologia e storia della musica. Il piano di studio triennale, suddiviso appunto in 180 CFU, che sono i crediti formativi universitari. Ci sono diversi insegnamenti obbligatori, ma ci sono anche diversi insegnamenti a scelta, in modo tale da personalizzare il percorso universitario. Il corso è ad accesso libero. All'inizio dell'anno ci sarà un test, una prova scritta composta all'incirca da 50 domande, ciascuna con una risposta multipla. L'esito del test non preclude l'iscrizione al corso di laurea, ma ci saranno dei corsi integrativi per colmare le lacune.
Oltre allo studio sono molto importanti le attività laboratoriali, infatti abbiamo diversi laboratori come il CRS, che è specializzato nella scrittura cinematografica e scrittura creativa, il CREA, che è specializzato invece nella post-produzione audiovisiva, la Camera Ottica, invece per quanto riguarda la conservazione del patrimonio audiovisivo e del restauro cinematografico, e infine il Digital Storytelling Lab, che è un laboratorio territoriale che si trova come sede a Udine, basato sul tema dello storytelling digitale. E infine la Cinemantica, che è specializzata nella produzione audiovisiva e multimediale. Per quanto riguarda invece i contatti, c'è la mail istituzionale che è damscinema.cort@uniud.it, al quale risponderemo io e la mia collega, e la pagina Facebook è damsgo, e inoltre c'è anche la pagina Instagram che è damsgorizia. Grazie ad Anita. Lascio subito la parola al professor Andrea Tabarroni, che vi parlerà di un nuovo corso che partirà dal prossimo anno, la laurea triennale in filosofia e trasformazione digitale. Buon pomeriggio, un cordiale saluto a tutti gli interessati, studentesse e studenti. Il mio nome è Andrea Tabarroni, insegno storia della filosofia medievale e sono qui per presentarvi il corso di filosofia e trasformazione digitale. Come vedete, non sono un giovane studente come gli altri presentatori che mi hanno preceduto. Ma il corso, essendo ancora in fase di attivazione e di accreditamento da parte del Ministero, non ha ancora studenti iscritti e quindi bisogna ricorrere ad attempati docenti come me per la presentazione. Questa è un'assoluta novità per l'Ateneo di Udine, ma in generale posso dire che è un'assoluta novità a livello nazionale e non ci sono altri corsi, non ci sono molti altri corsi di questo genere anche in ambito internazionale. Non essendo ancora partiti, quindi non abbiamo studenti che possano presentare il corso, che è una novità, e allora lo faccio io, del resto con molto piacere. Che cos'è il corso di filosofia e trasformazione digitale? È un corso triennale nell'ambito dell'offerta del Dipartimento di Studi Umanistici del Patrimonio Culturale e, come vi ho già detto, è una novità assoluta nel panorama italiano. È il primo corso che è interamente dedicato allo studio delle innovazioni scientifiche, culturali e sociali che il digitale sta introducendo nel nostro mondo. Introdurre, diciamo così, alle questioni del digitale dalle parole di un ingegnere gestionale che è stato rettore dell'Ateneo di Udine, Alberto Felice De Toni, che si pone questa domanda e dice: che cos'è il digitale? È difficile rispondere a questa domanda, eppure viviamo immersi nel digitale, in uno stato di perenne connessione e interazione. Il pericolo è che la virtualità di cui siamo circondati finisca col prevalere sulle nostre capacità di controllo e consapevolezza. Proprio per questo, per capire, cioè, e forse governare questa situazione ogni giorno più invasiva nelle nostre esistenze, c'è bisogno di un pensiero critico, di un pensiero come quello filosofico che possa fare chiarezza, dare senso, indicare modalità di ricerca e termini delle varie questioni, enucleare problemi e possibili soluzioni. Ecco, in questo intervento del professor De Toni noi riconosciamo un po' l'ispirazione che ci ha guidato. Si tratta cioè di unire agli elementi in questo percorso, di unire ad elementi di conoscenza solida e profonda della natura, anche tecnologica, anche scientifica, del digitale, della nuova realtà, unirli alle capacità e al punto di vista, all'abito mentale, direi quasi, della filosofia che è costitutivamente orientato al pensiero critico. Quindi sostanzialmente si tratta di imparare ad usare la tecnica senza farsene governare, senza diventare strumento
a nostra volta della tecnica. E allora il nostro corso si propone come un corso fondamentale di filosofia, la formazione filosofica è una formazione completa, in cui però è stata inserita una robusta componente di informatica nei primi 2 anni. Queste sono le caratteristiche principali del corso. Nel terzo anno invece c'è un'apertura a vari tipi di problematiche del digitale in diversi ambiti. E vedremo più in dettaglio in seguito il piano di studi. Vorrei soffermarmi un attimo, anche semplicemente in maniera per dare una semplice impressione sull'importanza e la pervasività del digitale nella nostra società. Basta guardare ad alcune statistiche molto recenti. Nel gennaio del 2022, come vedete, su un totale della popolazione mondiale di 7 miliardi e 910 milioni, ben il 67% è utente di cellulari, il 62,5% è utente di internet e il 58,4% è un attivo utente di social media. E dall'altra parte, se voi considerate invece l'aspetto, diciamo così, economico e sociale della presenza del digitale in ambito europeo, nel nostro contesto, diciamo così, naturale, che è quello dell'Europa, vedete come la media europea sia arrivata appunto ad un indice pari al 50%, misurando insieme l'impatto delle risorse umane, della connettività, dell'integrazione nell'ambito economico delle tecnologie digitali e anche i pubblici servizi. L'Italia si colloca in questo panorama un poco al di sotto della media europea, come vedete, e in particolare un elemento che mostra una certa sofferenza rispetto agli altri paesi, soprattutto rispetto ai paesi più avanzati, che sono quelli dell'Europa del Nord, in questo senso, un elemento che mostra una certa sofferenza è proprio quello delle risorse umane. Cioè avremo bisogno di più persone che siano in qualche modo professionisti del digitale, ma noi aggiungiamo abbiamo bisogno di più persone che siano degli agenti del digitale, qualcuno che sa prendere decisioni e che sa verificare e controllare le conseguenze del digitale. E del resto c'è anche da sottolineare il fatto che le nuove frontiere del digitale hanno una natura profondamente filosofica. Si basti prendere ad esempio l'intelligenza artificiale, già nel termine stesso, quello di intelligenza, si tratta del tema antichissimo della conoscenza umana, che in questo caso si intreccia con un altro tema filosofico che risale perlomeno alla fisica di Aristotele, cioè il tema dell'artificiale, il tema dell'artefatto. Nell'intelligenza artificiale il tentativo ampiamente in corso e sempre più coronato da successo è quello di riprodurre una capacità essenzialmente umana come quella dell'intelligenza e della comprensione. Quindi di fare, come è stato fatto in tanti altri campi, di fare in maniera artificiale ciò che la natura produce da sola, perché anche l'intelligenza umana è un prodotto della natura, ma il tentativo dell'uomo è quello di riprodurla artificialmente. Lo stesso, non mi soffermo nemmeno, vale anche per la realtà virtuale. Qui il tema dell'ontologia e della teoria dell'essere, della realtà, è un tema antico come l'intera storia del pensiero filosofico, e quindi le due dimensioni, le due componenti, l'informatica e la filosofia, per certi versi sono fatte per intendersi, sono entrambe in qualche modo, sia l'informatica sia la filosofia, delle scienze universali. A che cosa intende preparare questo corso? Si tratta di una novità, quindi si tratta anche un po' della scommessa di formare figure professionali di tipo nuovo, che siano capaci di comprendere prima di altri i cambiamenti del mondo digitale, di individuare le principali tendenze e di capire come queste tendenze si riferiranno, che relazione avranno con le dinamiche interne delle organizzazioni,
dell'organizzazione nel mondo del lavoro, delle organizzazioni economiche, del modo di fare politica, del modo di insegnare. Non ci sono settori dell'attività umana rilevanti da un punto di vista sociale che siano immuni dagli effetti della digitalizzazione. E quindi dialogare e interagire con gli esperti, con i tecnici del digitale diventerà sempre più importante e richiederà di non essere soltanto un tecnico, ma di essere anche qualcuno che è in grado di esercitare uno sguardo esterno, perché soltanto attraverso questa doppia capacità di essere contemporaneamente all'interno e all'esterno si possono elaborare delle strategie efficaci. Allora, sostanzialmente, da questo punto di vista non possiamo che riprendere e riproporre qualche cosa che si trova nella pagina internet di uno dei pochi altri percorsi formativi che abbiamo trovato a livello mondiale, quello attivato presso l'Università di Oxford, ed è una laurea in Computer Science and Philosophy, cioè informatica e filosofia, in cui si afferma che la capacità di analizzare questioni complesse sia tecnicamente che discorsivamente fornisce l'attrezzatura intellettuale necessaria per la leadership tecnologica e per le posizioni di alto livello nel mondo odierno. Quindi non ci sono per certi versi figure già individuate, già pronte, già ritagliate, ma c'è la possibilità di prepararsi a riempire in maniera, diciamo così, ad affrontare in maniera migliore e più adeguata compiti che cominciano a essere richiesti proprio nei nuovi tipi di organizzazione nel mondo del lavoro. Come è organizzato il corso? Il corso si compone nei primi due anni in cui si pongono le basi della formazione filosofica e informatica, e in un terzo anno invece in cui c'è la possibilità di scegliere fra tre percorsi che sono digitale innovazione, digitale comunicazione e digitale insegnamento. Qui avete la lista degli insegnamenti di area filosofica, è una lista che comprende tutte le discipline filosofiche orientate, diciamo così, nelle loro denominazioni nel senso del digitale, e poi invece di sotto, da un lato, la seconda gamba, diciamo così, di questo corso, cioè quella informatica, si tratta di 5 insegnamenti per complessivi 36 crediti, quindi oltre un quinto dell'intero percorso, che sono costituiti dagli insegnamenti di base che vengono impartiti nei corsi di informatica, base di dati, interazione uomo-macchina, reti di comunicazione, web semantico, e poi c'è un laboratorio del digitale in cui le informazioni e le procedure vengono applicate, vengono messe alla prova. Invece nel terzo anno c'è la possibilità di scegliere uno fra tre percorsi che sono costituiti ciascuno da tre insegnamenti, che quindi sono opzionali tra di loro. Il primo, digitale innovazione, come vedete, prevede insegnamento di tipo, diciamo così, orientato verso l'area gestionale, quindi organizzazione delle risorse umane, informatica giuridica e gestione dei sistemi complessi. Il secondo percorso, invece, digitale comunicazione, si orienta verso il mondo della comunicazione con insegnamento di sociologia critica delle tecnologie digitali, digital marketing, e il terzo insegnamento in questo caso rientra nell'area filosofica, filosofia della mente, semiotica della comunicazione. Infine un percorso per chi vorrà presentarsi, chi vorrà attrezzarsi per presentarsi al mondo della scuola con una competenza solida nelle tecnologie digitali, e quindi abbiamo tre insegnamenti: pedagogia e didattica digitale, storia della pedagogia e storia contemporanea, che costituisce uno degli insegnamenti storici richiesti
avere i crediti necessari per l'iscrizione alle classi di concorso per l'insegnamento di storia e filosofia nelle scuole superiori. Qui avete il piano di studi nella sua dimensione, diciamo, cronologica. Abbiamo potuto indicare ovviamente la suddivisione in semestri soltanto per il primo anno, che partirà dal prossimo anno accademico. Il corso è in fase di accreditamento, ma siamo del tutto fiduciosi che avremo via libera da parte del Ministero. Non sto a ripercorrerlo dettagliatamente, vedete sostanzialmente gli stessi insegnamenti che prima vi ho presentato, disposti nell'arco dei 3 anni. Sia nel primo anno sia nel secondo abbiamo un'alternanza di insegnamenti filosofici e di insegnamenti informatici. Nel terzo anno abbiamo un completamento con 3 insegnamenti filosofici e informatici rispettivamente, e poi abbiamo la scelta dei 3 percorsi. Oltre a questo, naturalmente c'è la necessità, diciamo così, di, come per tutti i corsi di laurea universitari ormai da tempo, c'è la necessità di sottoporsi ad un test di verifica delle competenze iniziali, il cosiddetto test d'accesso. È un test che non esclude coloro che non riuscissero a superarlo, quindi il corso per questo è un corso ad accesso libero. Quelli che avranno delle lacune da recuperare in seguito al test d'accesso avranno la possibilità di farlo durante il primo anno di corso, seguendo delle iniziative didattiche che saranno appositamente dedicate proprio al recupero delle competenze non pienamente verificate durante il test d'accesso. La prova sarà costituita in modo da verificare soprattutto 2 ambiti, cioè da un lato la capacità di comprendere un testo e dall'altro la capacità di sapersi orientare di fronte a un compito matematico, e oltre a ciò alcune domande di cultura generale, intese nel senso di quella cultura che il diploma di maturità conseguito dovrebbe poter garantire a ciascun studente. Detto questo, il corso ovviamente dispone di tutte le progettualità e gli ambiti laboratoriali che sono comuni ai corsi del Dipartimento, in generale ai corsi dell'Ateneo. Per quel che riguarda l'apprendimento delle lingue straniere si può fare riferimento ai corsi del Centro Linguistico di Ateneo, e per quel che riguarda le attività laboratoriali abbiamo in allestimento un laboratorio informatico particolarmente attrezzato e con una strumentazione del tutto avanzata. Concludo quindi mostrandovi i recapiti e le modalità per poter ottenere ulteriori informazioni su questo corso. Aggiungo a questo, scusandomi per non aver fatto a tempo a inserirlo nella slide, aggiungo a questa informazione, a questi recapiti, anche il mio recapito personale. Lo dico a voce, ma è piuttosto semplice: è il mio nome e cognome, andrea.tabarroni@uniud.it. Quindi Andrea Tabarroni è il mio nome. Io insegno storia della filosofia medievale nel nuovo corso e seguito dall'indirizzo dell'Università di Udine. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto molto cordialmente e vi aspetto l'anno prossimo nei corsi di filosofia e trasformazione digitale. Arrivederci. Ringrazio il professor Tabarroni e cedo subito la parola a Gabriele, che vi parlerà del corso di laurea triennale in lettere. Buon pomeriggio a tutti, sono Gabriele, uno dei tutor del Dipartimento di Studi Umanistici, in particolare il tutor per il corso di laurea in lettere. E quest'oggi vi presenterò il corso con una presentazione in PowerPoint che vi condivido.
Eccoci qui. Come dicevo, appunto, vi parlerò del corso di laurea in lettere. Perché studiare lettere? Allora, lettere è un corso di laurea triennale che afferisce appunto al Dipartimento di studi Umanistici e del Patrimonio Culturale ed è stato premiato dal MIUR come Dipartimento di Eccellenza per il quadriennio 2018-2022 fra appunto 180 dipartimenti selezionati in tutta l'Italia per la sua qualità della ricerca. Diciamo che abbiamo tentato di rispondere a questa domanda preliminarmente. Un primo punto che vogliamo sottolineare è la ricca offerta didattica che vi propone il corso, un'offerta che vi permetterà di acquisire una solida cultura generale insieme a competenze linguistico-testuali che innanzitutto potrebbero avviarvi a una carriera di insegnante, ma poi vedremo che sono numerosi gli sbocchi professionali, in discipline come le letterature antiche e moderne, storia, educazione civica e geografia. Questo perché appunto lo vedremo anche con i vari curricula che vi propone il corso di laurea, sono numerosi i corsi che potrete scegliere all'interno di ogni curriculum. Anche perché vi dà la formazione di base e le competenze utili a divenire un collaboratore qualificato in servizi culturali, ma anche gestione delle risorse umane, relazioni esterne, amministrazione in ambito pubblico e privato. Questi punti li riprenderemo nello specifico dopo con gli sbocchi professionali. E in più perché terzo punto, vi permette di conoscere e avvicinare concretamente settori come quelli dell'editoria anche telematica, pubblicistica e cultura umanistica, divulgazione e cultura umanistica. Che cosa si studia a lettere? Allora, abbiamo anche qui sottolineato quella che è la trasmissione, lo studio critico, la valorizzazione dell'intero patrimonio culturale, storico, letterario della civiltà italiana ed europea. Abbiamo aggiunto anche civiltà europea, questo perché, come vedrete dopo nei vari piani di studio, ci saranno anche insegnamenti relativi alle letterature, ad esempio inglese, spagnola, russa, quindi non vi preparerete unicamente sulla cultura italiana, e anche perché chiaramente è uno studio che va, diciamo, a comprendere anche altre letterature, ma anche la storia in generale globale. Europea e globale, attinto in particolare, come dicevo, attraverso i testi della letteratura e tutti i documenti che ne rappresentano i lasciti principali e, oltre a questo, anche le modalità e i percorsi di comprensione, interpretazione e ricezione dei testi. A questo fine, le competenze che si acquisiscono sono sia metodologiche, più specificamente linguistiche, testuali e filologiche, ma anche conoscenze relative, come dicevo prima, al contesto storico, geografico e culturale, non solo italiano ma anche europeo, e capacità di comunicazione corretta ed efficace in forma sia orale che scritta. Questo perché in generale sosterrete esami prevalentemente orali, ma ci saranno anche numerosi scritti, non solo di letteratura italiana, ma anche relativamente ad altri corsi. Quale curriculum sceglierai? Come vi dicevo prima, è molto ricca l'offerta didattica. Questi sono i cinque curricula nei quali si suddivide il corso di laurea: italianistica, letteratura e civiltà del mondo antico, storia, editoria, cultura umanistica e divulgazione. Nelle prossime slide vedremo nello specifico ogni singolo corso e quelli che sono i loro piani di studio, e le slide saranno precedute, come questa di italianistica, da una citazione. Per esempio, un romanzo è una macchina per generare interpretazioni, citazione di Umberto Eco. Vediamo appunto il curriculum di italianistica. Diciamo che gli esami caratterizzanti sono sicuramente relativi alla letteratura italiana, come vedete già dal primo anno, letteratura italiana 1, letteratura italiana 2, ma anche linguistica, glottologia, che si farà nel secondo anno, e la filologia, che sicuramente sono le materie più caratterizzanti questo curriculum. Ma come vi dicevo prima, nel secondo anno potrete scegliere anche un esame di letteratura, francese, spagnola, inglese, tedesca o russa, e poi il terzo anno, ad esempio, ci sarà la possibilità di scegliere tra numerosi esami
come leggete antropologia culturale, storia del libro, paleografia latina. Questo perché, come dicevo prima, anche all'interno di ogni singolo curriculum lo studente potrà acquisire competenze che potrebbero essere più caratterizzanti gli altri curriculum. Questo per avere un panorama ancora più ampio e delle competenze più ampie. Non so niente della letteratura di oggi, da tempo gli scrittori miei contemporanei sono i greci, questo lo ha detto Borges, e è riferito specificamente al nostro curriculum di letteratura e civiltà del mondo antico, il curriculum che fino all'anno scorso si chiamava Lettere Classiche, fino a quest'anno compreso si chiama Lettere Classiche. Qui chiaramente il focus si sposta sulla civiltà antica, per questo oltre alla letteratura italiana studierete storia greca, letteratura greca, storia romana e letteratura latina principalmente, ma ci saranno anche dei laboratori di cui vi parlerò dopo, ad esempio di epigrafia, proprio per toccare con mano quelle che sono le fonti attraverso le quali non riusciremo sicuramente a ricostruire 2000 anni, diciamo, e più anche di storia. Il terzo curriculum è quello di storia. Sono uno storico e per questo chiamo la vita di Mark Bloch. Questo curriculum, come dice chiaramente anche il titolo, si concentra sulla storia e prevede numerosi esami a partire dalla storia antica, anche qui fino ad arrivare alla storia contemporanea, ma mi preme sottolineare ad esempio l'offerta didattica molto ricca, con corsi come storia dell'ebraismo, storia economica del Medioevo, storia della scienza, quindi corsi anche molto specifici e mirati a uno specifico ambito, ma anche qui lo sottolineo nuovamente, potrete sostenere esami come vedete al secondo anno anche di letteratura italiana e sociolinguistica, storia dello spettacolo, del mondo antico, quindi l'offerta prevede sempre una quantità di corsi anche, diciamo, non prettamente inerenti al curriculum, ma che sono sempre comunque collegati. L'editore è luogo di incontro, di smistamento, di ricezione e di trasmissione, questo l'ha detto Gian Giacomo Feltrinelli, e mi permette di introdurvi il corso di editoria, uno dei corsi di più recente acquisizione per quanto riguarda l'Università di Udine, è attivo da all'incirca 4 anni e è forse il corso, diciamo, che vi permetterà di toccare con mano già all'interno del corso di laurea quello che è il mondo lavorativo. Questo perché, come vedete, alla fine, o comunque di solito si svolgono durante il secondo semestre di ogni anno, ci saranno dei laboratori di editoria da 2 CFU, che diciamo, vi permetteranno di sostenere workshop, di frequentare workshop, seminari, attività di laboratorio con personalità afferenti all'editoria e al giornalismo e quant'altro. È un corso che diciamo, vi permette di affacciarvi al mondo del lavoro già durante la vostra formazione universitaria. L'ultimo, un'onesta e fedele divulgazione, la base di ogni seria cultura, perché nessuno può conoscere di prima mano tutto ciò che sarebbe, anzi è necessario conoscere, di Claudio Magris. Questo è il corso di cultura umanistica, il curriculum di cultura umanistica e divulgazione. Abbiamo messo simpaticamente le foto anche di Alberto Angela, questo perché comunque ci teniamo a sottolineare che sia un settore comunque molto molto importante, che permetta a tutti di affacciarsi al mondo in generale degli studi umanistici. Questo curriculum è forse quello un po' più generico, che vi permetterà di acquisire competenze davvero in ogni settore, perché potrete sostenere esami che rientrano un po' negli altri curricula, ma che poi appunto vi consentiranno una formazione molto 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 ampia. Come vedete,
ad esempio già dal primo anno storia dell'Europa, scrittura, economia e società del mondo antico, al secondo anno ci saranno da sostenere esami di storia, storia greca, romana, medievale, potrete scegliere chiaramente voi, e al terzo anno di nuovo letterature straniere come letteratura francese, spagnola, inglese, tedesca o russa. A che cosa ti preparerà? Quindi quali sono gli sbocchi professionali? Sicuramente l'insegnamento, il mondo dell'editoria, il giornalismo, ma anche una carriera professionale come operatore presso aziende, associazioni culturali o operatore, gestore di musei, biblioteche, archivi pubblici e privati, ma se avrete piacere di proseguire anche con la magistrale, poi con un dottorato per accedere all'insegnamento anche nelle università o continuare nel vostro specifico ambito di ricerca. Come farei ad accedere? Il corso è ad accesso libero, ci sarà solamente un piccolo test non vincolante e che appunto non precluderà l'immatricolazione successiva, un test che in caso di esito negativo prevederà il colmare di delle vostre lacune, qualora ci dovessero essere. Principalmente ci sarà la comprensione di un testo e alcune domande di cultura generale. Ma cosa c'è anche oltre lo studio? Come dicevo prima, il corso prevede anche delle attività laboratoriali, laboratori di storia, questi singolarmente nei corsi di storia, come ad esempio storia romana, storia greca. Vi dicevo anche prima, appunto, l'interpretazione di fonti documentarie è assolutamente importante, è necessario affacciarsi con quelle che sono le fonti, e i professori vi aiuteranno in questo. Una parte di questi corsi è dedicata proprio allo studio dei documenti anche antichi. Laboratorio di informatica per gli umanisti, questo in particolare anche vista la situazione degli ultimi anni e il conseguente studio anche più nei cataloghi digitali, sarà molto importante per gli studenti quindi frequentare questo laboratorio per appunto imparare. Sicuramente servirà anche molto, molto lavoro in più, ma sarà un primo approccio a quella che è anche a quello che è il mondo digitale, che adesso, appunto, come dicevo prima, è sicuramente di fondamentale importanza. In più, laboratorio di scrittura e comunicazione, anche qui, soprattutto per quanto riguarda un curriculum come quello di editoria, sarà molto importante imparare anche a scrivere testi di un certo tipo, comunicati stampa, contenuti per social media, copywriting e non unicamente temi, diciamo, ecco, come quelli che vi chiederanno anche agli esami di letteratura. La mia presentazione è finita, ci tengo a sottolineare in ultima istanza che siamo sempre disponibili a rispondervi alla nostra mail oppure anche sui gruppi di Facebook, è un tutor di UMA, il gruppo gestito proprio da noi tutor del Dipartimento, e se vorrete siamo attivi anche sulla nostra pagina Instagram di UMUNIUD e saremo lieti di rispondere a qualsiasi vostra domanda. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Gabriele. Lascio la parola a Perla Cragnolini, che vi parlerà del corso di laurea triennale in Scienze Tecniche del Turismo Culturale. Buongiorno a tutti, sono Perla Cragnolini e sono una delle tutor del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università di Udine. In particolare mi occupo di Scienze Tecniche del Turismo Culturale. Il nostro dipartimento è stato premiato come eccellenza dal Ministero dell'Università fra ben 180 dipartimenti selezionati in tutta Italia per la qualità della ricerca. Perché studiare turismo? Il turismo è un settore molto importante in Italia, incide infatti nel 10% circa sul PIL del paese. Studiare turismo significa entrare in un ambiente di lavoro ricco di possibilità, che permette crescita personale e di fare esperienze diverse, sia nel pubblico che nel privato.
Il turismo è un settore molto variegato, infatti presenta molte particolarità, dal turismo culturale al turismo ecosostenibile, al turismo medico, al turismo wellness, religioso, eccetera. La nostra triennale si occupa specificatamente di turismo culturale. Il settore turistico è un settore che è in pieno sviluppo e ha necessità di personale altamente specializzato che viene preparato grazie a questa triennale. In questa triennale potrai ottenere conoscenze culturali, competenze tecnico-pratiche e organizzative riferite al settore del turismo culturale. In cosa ti preparerà? Potrai lavorare in enti territoriali e imprese che si occupano di lavorare nell'ambito turistico come hotel e resorts e soprattutto della valorizzazione del patrimonio culturale territoriale, come per esempio musei. Cosa studierai? Le materie in questo corso di laurea sono di tre aree differenti. Abbiamo l'area umanistica, l'area manageriale e l'area organizzativa. Nell'area umanistica abbiamo per esempio geografia, storia, linguistica. Nell'area manageriale economia aziendale, marketing del turismo. Nell'area organizzativa invece per esempio legislazione dei beni culturali, museologia. Questa laurea triennale è un percorso semplice e lineare che consente alla maggior parte degli iscritti di laurearsi in corso, con risultati superiori alla media dei corsi di laurea analoghi attivi in Italia. Essendo una triennale, il piano di studi prevede 3 anni di studio. Nel secondo anno e nel terzo anno si potranno anche scegliere le materie a scelta dello studente. Infatti, come c'è la dicitura, un insegnamento scelta fra, lo studente può scegliere una delle materie nell'elenco, per esempio storia contemporanea oppure letteratura e viaggio. Nella dicitura seconda lingua si intende che lo studente può scegliere di dare o un esame di livello B1 tra una lingua a scelta tra spagnolo, tedesco o francese, oppure può dare 2 lingue a livello A2, per esempio spagnolo, tedesco oppure francese tedesco, come vuole lo studente. Nel terzo anno c'è la possibilità anche di fare il tirocinio. Il tirocinio è di 6 crediti, quindi in totale 150 ore che possono essere effettuate o in azienda o enti privati o enti pubblici. Per esempio io l'ho fatto all'interno del ufficio IAT del mio comune. Il corso è ad accesso libero. Bisogna solamente fare un piccolo test che consiste in una compressione del testo e alcune domande di cultura generale. In caso di esito negativo non ci sono problemi, perché infatti lo studente potrà comunque iscriversi al corso, perché infatti avrà la possibilità di recuperare questa lacuna durante il primo anno. Gli esami di lingua potranno essere fatti all'interno del Centro Linguistico di Ateneo, CLA, e il CLA offre anche dei corsi gratuiti liberi per tutti gli studenti su molte lingue. Per esempio quest'anno hanno attivato questo semestre anche il corso di cinese, quindi è un'opportunità da non perdere. Inoltre l'università offre anche la possibilità di fare stage e tirocini, ma anche periodi di studi all'estero, grazie a la possibilità dell'Erasmus Trainership per i tirocini e Erasmus più studio per quanto riguarda il semestre all'estero. Se Scienze Tecniche del Turismo Culturale ti ha incuriosito come laurea triennale, contattaci per avere maggiori informazioni. Noi tutor ti rispondiamo sempre, siamo molto disponibili, abbiamo un account Facebook e un account Instagram e anche una mail che potete tranquillamente scriverci in ogni momento, noi vi rispondiamo. Vi ringrazio per l'attenzione. Bene, siamo giunti alla fine di questa breve presentazione dei corsi di laurea triennale offerti dal DIUM. Vi ringraziamo per l'interesse e per l'attenzione e speriamo di vedervi presto tra gli studenti del nostro dipartimento. Grazie.